Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Credo che la prima beatitudine è la fondamentale, senza la quale tutte le altre perdono di valore, perché Gesù non vuole assolutamente compartire con gli idoli. Ecco, e gli idoli sono poi rappresentati in fondo dalla ricchezza. Nel Vangelo c'è un assoluto, o Dio o Mammona. E in questo Gesù è implacabile, perché se la persona ha dentro di sé degli idoli, evidentemente non può essere suo seguace, ecco. E quindi per questo che la beatitudine dei poveri, appunto, di, come dire, prima di mettersi a tavola, parliamoci chiari, ecco. Capisci? E quindi siete disposti a non avere altro Dio fuori di me? Ecco. E quindi ricordatevi che l'incompatibilità è fra Dio e Mammona, non c'è possibilità di concordia, non c'è possibilità di pace. Ecco. E quindi i pacifici, cioè gli uomini che portano la pace con sé, evidentemente, se non hanno fatto questa scelta, non saranno mai pacifici. Di avere eliminato Mammona, assolutamente, che è il simbolo oggi non solo del denaro, ma tutte le forme di idolatria, di perdita di fede, che la tecnica crea molti idoli, ecco, e quindi praticamente. E i giovani sentono l'incompatibilità con la fede e quindi sono attratti da queste novità permanenti, perché soprattutto il segreto della tecnica attuale non è tanto quello di creare uno strumento che può essere anche utile, capisci? Ma tutti i giorni aggiunge qualcosa. Trova qualche novità e quindi mantiene desta l'attenzione. Ecco, se io non ho quest'ultima novità, mi manca qualche cosa. E quindi è un gran segreto questo, suscitare nuovi desideri, nuove sensazioni di non essere all'altezza. Ecco. Tutto questo crea questa assoluta schiavitù, diciamo, della gioventù, ecco. Ecco, non è tanto i loro peccati, le loro trasgressioni che ci sono sempre state, ma qua è addirittura proprio l'anti-beatitudine, ecco, perché il loro spirito ormai è invaso da questa curiosità permanente, mantenuta desta, con molta capacità, diciamo.